Sì, la Fondazione Francesca Rava è da sempre vicino ai più fragili, quindi ai bambini e alle bambine più fragili, quelli più dimenticati. La pandemia sicuramente ha evidenziato come davvero l'uguaglianza dei diritti non è equità e come l'equità voglia dire un uguale accesso a quelli che sono i servizi, la possibilità di cura, la possibilità di studiare. E questa equità è poi l'obiettivo del goal dello sviluppo sostenibile. La Fondazione Francesca Rava lavora tutti i giorni, in particolare ora. Dopo che la pandemia ha disgregato le relazioni, ha disgregato i sistemi, ha disgregato e rotto quelle reti di aiuto e di ascolto. Lavora nella prossimità territoriale, vicino a proprio a quei nuclei vulnerabili, alle case famiglia che accolgono i bambini e le bambine che non hanno alle spalle dei genitori che possono prendersi cura di loro. Ascolta i bisogni e cerca di intervenire. Come? Rispondendo alla povertà sanitaria, quindi cercando di creare vie per l'accesso, a percorsi di cura specializzati per questi bambini. Che durante la pandemia purtroppo hanno dovuto rimandare alcune cure estremamente importanti, soprattutto nell'età evolutiva, per l'accesso alla scuola. E poi la povertà educativa. Molti di questi bambini non hanno potuto, purtroppo, a causa della chiusura delle scuole, seguire in DAD le lezioni. Noi siamo corsi in soccorso per fornire gli strumenti per la didattica a distanza, ma anche fondamentalmente corsi per la digitalizzazione consapevole. Quindi abbiamo cercato di ricostruire quei sistemi di protezione, e di inabilitazione per i bambini e le bambine perché potessero rimettersi in pista andando a scuola, ma protetti dai rischi del web e con gli strumenti digitali corretti. Di fatto la pandemia ci ha insegnato come ancora di più chi è fragile ne fa le spese e quindi la Fondazione Francesca Rava proprio ha evidenziato come sia stata questo momento di emergenza una cassa di risonanza di problemi che già esistevano. Il disagio dei giovani già esisteva, i suicidi o gli autolesionismi, i problemi che sono emersi nella stampa in questi mesi sono soltanto l'apice di un problema che purtroppo era sotto i nostri occhi. Quello che noi cerchiamo di creare è una comunità educante che metta insieme tutti gli stakeholder della nostra società, non solo gli operatori diciamo, del settore, le famiglie, le scuole, i genitori, le aziende, quelle aziende che devono poi accogliere questi giovani e dare loro un futuro, un reddito. Beh, innanzitutto mi lasci dire che questa iniziativa di Global Thinking Foundation è veramente molto efficace e anche attraverso le immagini si può parlare, testimoniare quanto sia importante l'indipendenza delle donne. Noi lavoriamo tutti i giorni con ragazze madri, con donne fragili che purtroppo devono subire abusi, maltrattamenti e anche imposizioni, scelte imposte proprio perché non hanno accesso a un lavoro. Prima ancora che un accesso al reddito, accesso alle competenze, a quelle competenze che permettono di prendere coscienza di sé, dei propri diritti e quindi anche della propria possibilità di entrare nella società con un ruolo attivo. Questo noi cerchiamo di accompagnare, di creare percorsi di accompagnamento attraverso la trasmissione di competenze e anche attraverso trasmissione di competenze sanitarie per la prevenzione e cura del sé, molto spesso per alcune donne è il primo passo, non sentirsi più fragili.